Fossa dei Trabocchi è uno stupendo tratto del litorale abruzzese, corrispondente alla maggior parte della costa della provincia di Chieti, il cui nome deriva dalla diffusa presenza sul litorale di trabocchi, antiche macchine da pesca su palafitta, risalenti al XVIII secolo. Del vecchio tracciato della ferrovia adriatica a ridosso della costa e sostituito da una nuova tratta più all'interno, si iniziarono i lavori di riconversione dell'intero tracciato in una pista ciclabile rientrante nel più vasto progetto della ciclovia adriatica, denominata anche Via Verde. Attualmente la tratta della provincia di Chieti risulta in gran parte realizzata. I trabocchi, ovvero speciali palafitte in legno, vennero realizzati dalla popolazione contadina del litorale per poter pescare, come alternativa alla pesca su barca, evitando così le insidie del mare aperto. Attualmente la maggior parte di questi trabocchi sono adibiti a ristorazione. I trabocchi, costruiti lungo le spiagge e ancorati a rocce o scogli, rappresentano delle ingegnose costruzioni in legno per la pesca. Il manufatto è composto da una piattaforma di legno che si allunga verso il mare con due lunghi bracci, chiamati antenne, a cui viene legata una rete a maglie strette, nota come appunto trabocchetto. Un sistema di argani permetteva di immergere la rete in acqua e poi di tirarla su con il pescato. Per alcuni pescatori il trabocco veniva utilizzato anche come una casa in cui abitare. Queste strutture sono realizzate in legno di pino d'Aleppo, tipico delle zone dell'Adriatico. Viene utilizzato questo tipo di legno in quanto modellabile e capace di resistere alla salsedine e alle forti raffiche di vento, tipiche del maestrale che batte il mare Adriatico. La tecnica di pesca, utilizzata un tempo dai pescatori, è a vista. Una tecnica all'avanguardia che potrebbe risalire ai tempi dei Fenici. La loro origine, del resto, si perde nella notte dei tempi
e evoca storie, fascino e suggestioni nell'immaginario comune.